Buongiorno a tutti e ben ritrovati con il Forum degli Enti Locali e delle Imprese del Mediterraneo. Oggi riprendiamo il nostro percorso andando a trattare una delle tematiche molto importanti e molto sentite dal nostro forum, che è quello della cultura. L'Italia da molti viene definita patria della cultura internazionale. Oggi vogliamo andare a analizzare la cultura come strumento della nuova economia per la coesione sociale. E lo facciamo con la partecipazione di un ospite molto importante. Buongiorno e do il benvenuto a Tiziana Voarino, direttrice del Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra. Buongiorno Tiziana, è un piacere riaverti con noi. Buongiorno a te e buongiorno, insomma, a tutte le persone che vi seguiranno in questo interessantissimo forum internazionale che ci proponete e di cui siamo molto felici, insomma, di poter avere questa occasione di partecipazione. Grazie, grazie. Allora, intanto ti lascerei la parola e descrivendoci un attimo quello che è appunto questo Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra. Se ci puoi Allora, dare no, novità su questa nuova edizione. questa nuova edizione. Il Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra è un festival che nasce da lontano e siamo giunti alla 23ª edizione che avremo dal 28 di novembre al 4 di dicembre tra Savona e Genova, quindi principalmente in Liguria, anche se poi avremo degli appuntamenti online che ci permetteranno di connetterci con non solo con molte località italiane, ma anche con luoghi internazionali. Insomma, avremo degli interventi anche da lontano, dall'estero. Questo festival, come dicevo, nasce da lontano, in epoche si intitola Voci nell'Ombra perché allora, quando nacque, non si conoscevano i volti dei doppiatori e si sapeva pochissimo del doppiaggio. Quindi l'illustre critico cinematografico e il suo ideatore Bruno Paolo Astori lo idearono proprio per portare sotto le luci della ribalta anche questo settore, questi professionisti, le controfigure sonore del mondo del cinema e della televisione praticamente. Benissimo. Oggi noi andiamo a parlare appunto di cultura, della cultura come strumento della nuova economia per la coesione sociale. Come fa un festival culturale come Voci nell'Ombra a creare coesione sociale? Partiamo dal presupposto che gli eventi, le manifestazioni, i festival sono dei momenti che uniscono le persone e questo non do dobbiamo dimenticarcelo. Sono parole che spendo anche per sensibilizzare, per continuare a sensibilizzare gli enti, le istituzioni che insomma portino avanti anche delle strategie per poterci sostenere, per poter migliorare le nostre attività, perché la partecipazione agli eventi del pubblico è sicuramente un momento di coesione sociale, ma anche, e questo lo posso dire perché è un principio che ci accompagna nel tempo, fin dall'inizio, anche per attirare l'attenzione su delle dinamiche, sulle problematiche, ma anche sulle soluzioni che si presentano nei settori e nei campi di riferimento. Inoltre, una manifestazione come la nostra si fa veramente piazza per far incontrare e interagire gli attori principali a cui si rivolge il festival. Nel nostro caso si incontrano i doppiatori, i professionisti del doppiaggio, gli studi di doppiaggio, si incontrano i docenti universitari che portano avanti la formazione verso le nuove professioni, ma anche i professionisti che portano avanti con le loro scuole, insomma, le nuove leve.
E poi si incontrano i giornalisti, i critici, gli appassionati, c'è un continuo dare informazioni e ricevere informazioni e rielaborarle e quindi cercare appunto di trovare le impostazioni migliori per il futuro. Abbiamo proprio dei momenti specifici, tipo una giornata di studio internazionale durante il nostro festival, in cui intervengono anche le testimonianze dei rappresentanti degli stessi campi, degli stessi settori, presentandoci quello che è il panorama nei loro paesi, nelle loro nazioni. Questa parte la trovo fondamentale. Poi magari non tutti i festival hanno degli approfondimenti così specifici, però comunque so che sono sempre palcoscenici importanti che possono fare la differenza, anche perché magari catalizzano l'attenzione tramite dei personaggi o degli show particolarmente interessanti, delle performance particolarmente interessanti, ma poi dietro ci sta anche questa possibilità di valutare, di analizzare, di confrontarci, di confrontarsi e quindi di promuovere, ecco, di promuovere anche gli aspetti magari critici, ecco. Quindi sicuramente questo è un altro modo di fare coesione sociale e non soltanto anche di avere un ruolo proattivo da questo punto di vista. Per quello che riguarda il nostro festival, nello specifico, addirittura arriviamo a promuovere quella che è l'accessibilità nella fruizione degli audiovisivi, che è fondamentale. I paesi di grande cultura hanno grandi aperture e grande sensibilità nell'individuare delle soluzioni anche diciamo per le persone che hanno dei gap, che hanno delle disabilità. E quindi da questo punto di vista il Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra si porta avanti cercando di promuovere la qualità, quindi non solo nel doppiaggio, non solo nelle professioni collegate alla voce, ma anche nei device, nei supporti che possono essere necessari per fruire un film, una serie o un videogioco per persone disabili sensoriali, quindi che abbiano problemi di vista o di udito. E quindi andiamo magari a promuovere le audiodescrizioni di qualità piuttosto che proporre, per esempio, alcuni eventi in LIS, quindi nella lingua italiana dei segni. Proponiamo, per esempio, la giornata di studio internazionale online con la LIS e proponiamo la serata d'onore con la premiazione alle eccellenze nel doppiaggio italiano di tutto il mondo del doppiaggio, della filiera del doppiaggio. Con la traduzione della lingua dei segni dal vivo. Questi possono essere delle iniziative che effettivamente ci portano verso un'attenzione, una coesione, sociale maggiore. E per quello che riguarda ancora di più nello specifico la coesione, quindi, la rete, che poi ciascuna manifestazione, noi ne facciamo, come dire, un motivo di orgoglio, portiamo con noi una fitta rete di collaborazioni che partono dai nostri sponsor, quindi dal Ministero, dalla Direzione Cinema, che ringraziamo sempre tantissimo, fino agli enti che ci accompagnano, quindi sicuramente gli enti del territorio, la regione, la provincia, il comune, i comuni di riferimento, le fondazioni del territorio, tipo la Fondazione dei Mari, e poi istituzioni come SIAE, Nuove Maie, e in più sponsor importanti come può essere Biperbanca, che è la nuova versione della Banca Carige, piuttosto che Quidam, che è un'azienda del settore che promuove, che produce vetro, quindi vetro per l'arredamento, quindi comunque anche magari aziende, ecco. E in più proprio portiamo con noi le collaborazioni di tantissimi patrocini
che vanno dall'ufficio scolastico regionale alle università, all'università di Genova, ma anche università nazionali, la Civica Scuola di Milano, l'Università di Bologna, l'Orientale di Napoli, Università di Roma come Tor Vergata, abbiamo veramente l'Università di Trieste, l'Università di Torino che sono entrate quest'anno per collaborare con noi anche a livello di giuria. Università anche straniere come l'Università di Barcellona, l'Università Côte d'Azur, l'Università di Strasburgo, quest'anno è entrata l'Università di Valladolid. Avremo durante la giornata di studio di confronto due docenti dell'Università del Qatar che interagiranno con noi facendoci partecipi di quello che è il settore dell'audiovisivo, della post-produzione nei loro paesi. E quindi siamo veramente, sono circa 100 le realtà che collaborano in rete con noi, una buona parte costituita da anche associazioni che lavorano sul territorio, altri festival, altre manifestazioni. Per esempio, noi creiamo coesione sociale qui a Savona, che è la sede di Risorse, Progetto e Valorizzazione, l'associazione culturale che produce il festival, di cui sono presidente, anche la formazione, perché stiamo cercando, insomma, di creare un polo, collegato alla formazione degli audiovisivi e del cinema, e quindi abbiamo una scuola di doppiaggio dallo scorso anno. Cerchiamo di, creare veramente, anche, delle dinamiche di produzione, non soltanto di intrattenimento, di formazione, di approfondimenti e di spessore culturale. Poi siamo sempre attenti alle dinamiche sociali, per esempio la nostra manifestazione è accompagnata fin dagli esordi da Operazione Stella, che è un'iniziativa di aiuti umanitari che ogni anno si occupa di valorizzare una causa che ha bisogno di sostegno. Negli ultimi 3 anni stiamo sostenendo il CFU Italia, che è il Comitato Fibromialgici Uniti. Quindi ci prestiamo volentieri per tutte quelle possibilità che sono alla nostra portata, naturalmente, e che anche ci inventiamo, devo dire, per raggiungere più coesione sociale e più produzione di cultura possibile. Grazie mille Tiziana, molto interessante questo approfondimento. Noi stiamo parlando quindi di un festival di caratura internazionale, perché lo dice il nome stesso, la dicitura stessa del festival, che comunque si rifà anche alla valorizzazione locale. Quali sono le vere forze da mettere in campo da parte del festival per far ciò? La prima forza è la capacità di trovare delle soluzioni, che sicuramente viene spesa per trovare soluzioni per la resistenza del festival stesso e la sopravvivenza del festival stesso, ma che comunque in sintonia poi noi applichiamo. Sulla capacità di coinvolgere davvero tante realtà e di innescare un coinvolgimento anche di qualità che offra sempre delle aperture. E questa cosa, la, questa, questo aspetto lo portiamo avanti fin da sempre. Poi penso che ci siano situazioni che hanno, diciamo, un DNA costituito così più per vocazione, magari. Nel nostro specifico caso, e parlo per me, quando strutturo la progettualità del festival, cerco già fin dal primo punto di partenza, quindi dalla progettazione di ciascuna edizione, di individuare come poter coinvolgere le realtà che collaborano già con noi, facendole sposare magari con nuove realtà e cercando di strategie proprio per dare anche
le maggiori possibilità di successo, di focus. Su di loro e non solo sul festival. Per cui strutturiamo gli appuntamenti in modo tale di avere tanti interventi interessanti, dare la possibilità ai collaboratori, alle collaborazioni, quindi alle aziende, alle associazioni, di potersi esprimere. Durante i nostri appuntamenti diamo la possibilità alle location in cui svolgiamo i nostri appuntamenti, insomma le nostre performance, le nostre premiazioni, di poter uscire fuori con tutta la loro bellezza, con tutta la loro storia, di permettere a chi le dirige. Di avere dei momenti di esposizione di quello che riguarda la loro progettualità. Organizziamo addirittura due conferenze stampa, quindi una sul territorio, proprio per permettere, per esempio, non so, faccio un esempio, agli artisti abbiamo scelto di far produrre il nostro premio. L'anello d'oro, che poi magari vi faccio vedere, mi alzo un attimo e lo prendo, che ce l'ho qui vicino a noi, da artisti locali. E posso prenderlo? Non so se riusciamo a farvelo vedere. Quindi, ai nostri artisti locali, il vetro e la ceramica sono due arti che sono arti poveri, ma che insomma rappresentano molto il nostro territorio. Quindi permettere agli artisti locali, tipo chi incide il vetro, chi produce le parti in ceramica, di avere i loro momenti per farsi conoscere. Ecco. Questo lo facciamo nella conferenza stampa qui sul territorio, ma poi ci spostiamo nel Palazzo della Regione Liguria per avere la seconda conferenza stampa in cui comunichiamo a livello nazionale le nomination, come gli Oscar, no? Le nomination su cui poi verranno annunciati i vincitori durante appunto questa serata di presentazione condotta da Maurizio Di Maggio di Radio Monte Carlo e Patrizia Careniato, che è una giornalista di Studio Aperto, e quindi far sposare quello che è il territorio, le proprie realtà coinvolte nel nostro festival, con una comunicazione il più ampia possibile, il più dilatata possibile, il più, come dire, di maggior successo possibile. E così studiamo strategie di comunicazione, abbiamo un reparto social che lavora tutto l'anno, dando comunicazione sul settore, studiamo un video promo che veicoli l'essenza del festival, ma anche tutto il resto. Quindi cerchiamo di stare attenti a tutto quello che è poi l'aspetto verso l'esterno, quello che riguarda la comunicazione verso l'esterno. Diciamo che è fondamentale per noi creare delle strategie in cui assimiliamo degli input e li trasformiamo in output. Questa è un po' la sintesi, ecco. Grazie mille Tiziana, veramente molto interessante aver toccato questi due aspetti fondamentali legati sia alla cultura ma anche al turismo, perché stiamo parlando di valorizzazione dei territori e sinergia con le realtà locali, sia locali che internazionali in questo caso, visto proprio lo spirito del festival. Sì, quest'anno tra l'altro posso anticiparvi che per esempio abbiamo scelto su Savona di utilizzare una location che è la Pinacoteca Civica di Savona e l'annesso Museo della Ceramica per consegnare un paio di premi, ma soprattutto per proporre della contaminazione tra i vari settori. E quindi avremo un radiodramma messo in scena all'interno del museo, parlando di cinema, quindi portando dei contenuti collegati a Fellini all'interno del cinema, avendo delle voci italiane importanti che reciteranno all'interno del museo. E questo mi sembra, questa è veramente stata studiata
è stata studiata davvero per poter fare la differenza ancora di più. Benissimo, Tiziana, ti ringraziamo per aver partecipato nuovamente al nostro forum e Grazie averci. a voi, è sempre bello poter avere insomma, delle interazioni di questo tipo che danno soddisfazione anche a noi e ci gratificano nel poter spiegare tutto il lavoro che facciamo, quanti pensieri e quante parole, quanti pensieri, quante parole, quanti fatti portiamo avanti per raggiungere la fine di un festival e quindi tutto quello che è la proposta di un festival. Certo. Benissimo, grazie mille ancora a Tiziana Voarino, direttrice del Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra. Grazie Grazie a per voi davvero e grazie a tutti quelli che ci vedranno. Ventitré anni di emozioni, 23 anni di storia, 23 anni di premi, 23 anni tutti da ascoltare. Voci nell'ombra.